Siamo incollati. Mamma mia. Dentro. Mamma mia, dove ha staccato lui. Eccoci qui ragazzi, secondo appuntamento di campionato Mazda ragazzi, Laguna Seca Raceway, che praticamente sarebbe il Mazda Raceway Laguna Seca. Ci siamo? Prima dentro e vediamo di fare una buona partenza. Indubbiamente siamo partiti meglio. Anton S. dice: Berta, per gli amici Bertuccia. Berta? Mamma mia signori, subito! Aggressivi! Non lasciamoli scappare! Anton S. dice: oppure Bernarda. LOL. Bernardo. Dobbiamo essere aggressivi fin da subito ragazzi, non dobbiamo lasciarli andare. Via così un altro. E andiamo. Valentino Capì dice: chiama la Ramona. Valentino Capì dice: esci. Non lasciamoli scappare questi due. Andiamoceli a prendere. Sei mio. Secondi signori, in un giro. Indiavolata sta Mazda ragazzi. Poi Laguna Seca ragazzi. Siamo incollati. Mamma mia! Dentro! Mamma mia dove ha staccato lui! Mamma mia dove ha staccato! Bagar! Mi rendono la vita complicata! Noi gli stiamo dietro. La gara è lunga ancora. Attenzione, ci prova così. Va a girare in posti incredibili, impensabili. Non gli danno neanche la penalità. Cavatappi signori, giù a cannone. Secondo giro. Siamo al primo posto dopo due giri. Questa volta ce l'andiamo a prendere la gara. Con i denti e con il sangue. Abbiamo fatto già il vuoto dietro. Questa volta sono io quello che scappa e se ne va. E
lascia solo il giro d'aria dietro. Non serve neanche forzare. Beh, bene così, dai, bene così. Fin troppo facile. Valentino Cappi dice: Ramon, prenditela con calma, dignità e classe. 5. Marco Zamporri dice: è diventata una Ferrari. No, la Ferrari no, però rispetto alle altre ne abbiamo tanto tanto di più sto giro. Poi metti anche che Laguna Seca è una delle mie piste preferite. E mettici quei due lavoretti che abbiamo fatto non solo sulle gomme ma anche sul volano e frizione, ci ha dato quel, no, quello sprint in più per poterli andare a prendere e passare. Però addirittura onestamente di fare il vuoto dietro non me l'aspettavo, devo essere onesto. Pensavo più che avrei combattuto almeno fino a metà gara, pensavo. E invece già dal primo giro eravamo secondi. E poi nel secondo giro ci siamo fumati il primo e li abbiamo lasciati là. Non me l'aspettavo. Let's go.
fin dei conti siamo con il limite, gara, come tutti quanti, no? Quindi tecnicamente, salvo piccoli, no? Piccole variabili, abbiamo le macchine uguali, però non significa che abbiano le stesse mie modifiche. Magari hanno modificato altro e magari la scelta non è stata vincente, come per noi d'altronde nella gara di prima. Nella gara di prima la scelta di avere l'alettone dietro non è stata una scelta vincente, perché ci ha fatto perdere un sacco di tempo sul dritto, e siccome era una pista piuttosto corta, ci ha, diciamo che invece che avvantaggiarci, ci ha penalizzato l'alettone. Qui invece che ci sono molte curve anche piuttosto veloci, non sembra fare grande differenza. Boomer Gaming TV dice: clicca il link, accedi al mio gruppo WhatsApp ed entra a far parte della mia community, https://chat.whatsapp.com/user/uxuskfix16x69. Stai zitta, po', che abbiamo vinto noi qua, stai zitta, segretaria di merda. 92 minuti di applausi. Bene così, ragazzi, bene così. Giravamo un secondo e mezzo più forte del secondo, e gli abbiamo dato 7 secondi, qualcosa, 7 secondi e mezzo, quasi 8 secondi, ragazzi. Buona così, ragazzi, buona così. E godiamocelo questo primo posto sul podio, che non arriva da troppe gare, ragazzi, da troppe gare. Godiamocelo questo primo posto. Eccolo là in tutto il suo splendore.